Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica nutrizione e benessere. Questa settimana, visto anche il periodo primaverile, quindi vogliamo parlare proprio di un ortaggio tipico di questa stagione. Stiamo parlando degli asparagi. In commercio li possiamo trovare sia coltivati che selvatici. In realtà con il termine asparagi si riferisce sia alla pianta che alla parte commestibile, che è il germoglio o anche detto turione, che deve essere appunto tagliato non appena dopo essere spuntato dal terreno, perché altrimenti si trasforma poi in rami. L'asparago appartiene alla famiglia delle liliacee ed è diciamo consumato sin dai tempi antichi, se ne hanno nota anche tra gli antichi romani, che erano appunto tra i maggiori consumatori di questo ortaggio. Esistono di diverse varietà, di diverse colorazioni, che dipende essenzialmente dalla tipologia di coltivazione e dall'esposizione al sole, però da un punto di vista nutrizionale sono molto simili tra di loro. Infatti 100 grammi apportano all'incirca 25 calorie, contengono anche sali minerali quali calcio, fosforo, potassio, ferro e vitamine come vitamina C, vitamina A. Sono molto ricchi di acqua e apportano, come detto, poche calorie, solo 25 per 100 grammi, e quindi sono uno di quegli alimenti che possono essere inseriti tranquillamente all'interno di diete ipocaloriche. Sono anche molto ricchi di fibre e quindi facilitano il transito intestinale, la motilità intestinale, contrastando la stitichezza. Ma questa ricchezza di fibre aiuta anche a raggiungere prima un certo senso di sazietà. La proprietà per cui forse sono più famosi, tra virgolette, gli asparagi è sicuramente una capacità drenante, disintossicante e depurativa in genere, anche perché sono, come detto, molto ricchi di acqua ma anche molto ricchi di potassio, e quindi ci aiutano a contrastare la ritenzione idrica, la cellulite e il potassio, anche a mantenere sotto controllo i livelli di pressione arteriosa. Hanno un indice glicemico abbastanza basso, per cui possono essere consumati anche da chi soffre di diabete. Contiene acido folico, vitamina C, ma anche numerose sostanze ad effetto antiossidante. Tra le varie proprietà degli asparagi dobbiamo anche ricordare che contiene rutina, che è una sostanza in grado di migliorare la permeabilità dei capillari, di rinforzare le pareti dei capillari e quindi favorire la microcircolazione. Contiene anche una fibra particolare, abbiamo visto che è ricco di fibre, ma contiene anche in particolare questo tipo di fibra solubile che si chiama inulina, che è particolarmente benefica per l'apparato digerente. Ma contiene anche triptofano, che è il precursore della serotonina e quindi dell'ormone del buon umore. Tra le altre cose, gli asparagi, come sappiamo, diciamo, dall'esperienza di ognuno, quando li andiamo a consumare possiamo avvertire nelle urine un odore particolare. Questo è dovuto ad alcune sostanze, quali l'asparagina e il metilmercaptano, ma non è nulla di particolare, anzi è un indice di buona funzionalità renale. Per quanto riguarda le controindicazioni, invece, dobbiamo dire che riguardano soprattutto chi soffre di patologie osteoarticolari, di gotta, di uricemia, perché gli asparagi sono particolarmente ricchi di acido urico e di purine. Inoltre, diciamo, devono fare una maggiore attenzione al consumo di questo ortaggio sicuramente gli intolleranti al nickel. Ovviamente, come in cucina, come li possiamo preparare? Innanzitutto dobbiamo riconoscere quando sono degli asparagi freschi. Sicuramente quando sono selvatici hanno anche una maggiore concentrazione di principi attivi. Comunque gli asparagi si devono spezzare, ma non devono apparire però come legnosi o di un colore sbiadito. In realtà, per conservarne tutte le proprietà nutrizionali, dovrebbero essere mangiati crudi, però in qualche insalata, però ovviamente
hanno un sapore molto molto forte e quindi è preferibile utilizzare dei metodi di cottura molto semplici, come per esempio può essere quella al vapore, prestando però attenzione ai condimenti. Infatti gli asparagi tendono ad assorbire molto il condimento e quindi come è giusto utilizzare l'olio, ma anche il limone, eccetera, però nelle giuste quantità. E bene, questo era più o meno un quadro generale per quanto riguarda le proprietà degli asparagi e vi rimando come sempre al prossimo appuntamento della nostra rubrica della settimana prossima, sempre su Cilento Channel. Vi ricordo che potete scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per suggerire domande o argomenti che volete vengano trattati nella nostra rubrica e ci vediamo settimana prossima. Ciao!